Ed ecco qui uno dei migliori modi per spostarsi in città, qui a Berlino, ma non solo qui a Berlino, chiaramente in tutte le città. Infatti il servizio di monopattino sharing sta spopolando praticamente in ogni metropoli, ogni città del mondo, perché in effetti è molto comodo. E chiaramente io lo utilizzerò per i miei spostamenti dall'hotel alla fiera, all'IFA. E quelli che si trovano più spesso in giro sono proprio questi che vi sto facendo vedere adesso, i monopattini di questa azienda, la Lime, e ce n'è veramente tantissimi, praticamente a ogni angolo di strada se ne può trovare uno. Quindi ora lo tiro su tramite l'applicazione dedicata e mi dirigo verso IFA 2019. Ci sono anche parecchie bici elettriche qui a Berlino, sempre in sharing chiaramente, e anche questo sicuramente è un sistema di spostamento molto interessante all'interno di una città. Qui vediamo tutta una serie di bici elettriche molto interessanti, soprattutto per le marche, perché sono delle firme, delle marche che di solito fanno automobili. In questo caso ne vediamo due della Kawasaki, molto belle. Qui abbiamo Momo Design, quindi italiane. Qui ce ne sono alcune firmate Fiat proprio, come vedete. Fiat 500. Qui iniziano quelle della Jeep. Sì, è un mercato questo che secondo me è destinato ad aumentare sempre di più. Anche qui a Berlino, come vi ho fatto vedere, ci sono molte biciclette elettriche in sharing. Sono mezzi comodi, molto più pratici da utilizzare ad esempio di una moto, di uno scooter, e hanno motori elettrici ormai che arrivano a ottime autonomie. Qui sempre una della Jeep, e qui addirittura ne possiamo vedere alcune della Maserati, guardate che bella che è questa. Anche monopattini della Maserati. E questa è una bici da corsa, non so se è elettrica anche questa, cioè la posizione è proprio quella classica della corsa. Elettrica. Ecco, sì, mi hanno confermato che anche questa è elettrica e ha questa posizione da corsa. Beh, essendo Maserati sicuramente ci sta. Molto belle, design fantastico e insomma sostenibili. Qui ci sono altri mezzi elettrici della InMotion, un monopattino, una bici. Queste monoruote, questa qui centrale davvero molto grande. Come vedete in questo filmato, l'intelligenza artificiale montata su un monopattino destinato allo sharing è in grado di riconoscere gli ostacoli, non in modo generico, ma è proprio in grado di riconoscere il tipo di ostacolo, ad esempio la macchina o la persona, come vedete. Ed è questo lo scooter, lì davanti ha quindi delle videocamere, dei sensori che permettono di fare
questo tipo di rilevazione. Qui c'è un overboard molto interessante, sempre di InMotion. Non ne ho mai provato uno, ho un po' paura, però che dite, magari gli chiedo di provarlo, di farmelo provare. Can I try? Of course. Ok, sto salendo. Yep. Just stand on it. I have to put no. Okay. Just like this. Have a one feel. Okay. Okay, okay. So you can probably have a feel a little bit and then you get used to it. Quindi prova a salire, mi ha detto di mettere prima un piede. There you go. Adesso saliamo. There you go, you got it. Sì, mi sento un po' così. Ci vuole un po' di tempo per prendere equilibrio, però. Ecco, stavo cadendo, vedi? How do you feel like? Beh, ho in mano anche la telecamera, però yes, I feel good. Feels good? Yes, because maybe I have this camera on my hand. Allora, mi sta tenendo lui la videocamera perché era un ostacolo all'equilibrio. Adesso lo provo ancora. Ecco, un pochino meglio adesso. Provo ad andare avanti. Sì, ci dovrei prendere un po' la mano, però... Non è male, ha un buon equilibrio, però come tutti i mezzi di questo tipo bisogna prenderci un po' di pratica, quindi per il momento riesco ad andare avanti e indietro, ma vediamo se, ecco, vedete, con un po' di pratica si riesce. Adesso non mi azzardo ad andare troppo veloce perché ci sono molte persone che sono intorno, però si prende la pratica molto in fretta ed è molto sicuro. In questo momento, già dopo poco tempo che sono su, mi sento già molto sicuro di questo mezzo, anche se comunque vedete come rimango in equilibrio molto bene. Questa è proprio la prima volta che sto provando un overboard di questo tipo, Ho solo un po' di ansia perché ci sono molte persone, però... Very good. Ok, vedete, lui mi sta mostrando adesso come si può utilizzare anche per filmare con la videocamera. Speriamo che non scappi con la mia videocamera. No, non credo perché è uno qui dello stand. No, sto scherzando naturalmente. Mi sta mostrando proprio come filmare anche utilizzando questo tipo di mezzo. Look, but with the track, with the movie track. Sì, ecco, mi sta spiegando che appunto si può utilizzare anche proprio per riprese cinematografiche, per tracciare un soggetto in movimento. Perché no, è vero, non avevo mai pensato a questa cosa. Comunque, ottimi mezzi e anche questo monopattino per lo sharing con i sensori e appunto le videocamere che riconoscono i tipi di ostacoli è molto interessante. Credo che sicuramente sentiremo parlare in futuro di questa azienda anche in Europa, anche nel nostro paese. Qui vediamo un'elettrica della BMW, una macchina bellissima, costosissima, famosissima, insomma tutte le issima che potete immaginare ce le ha questa macchina qui.